riteniamo, come, da, come tra l'altro detto chiaramente dal ministro Minniti, di, che pur non essendo una città che ha indicazioni dirette di segnalazioni di rischio attentato, non possiamo considerarci a rischio zero e quindi dobbiamo... Oggi la polizia locale, ci siamo visti stamattina, ci siamo fatti una riunione stamattina per telefono e dopodiché in accordo con la prefettura la polizia locale ha fatto dei sopralluoghi in città per, nelle aree di movida per valutare le possibilità di maggiore rafforzamento con dissuasori, con New Jersey in modo da rendere difficile l'arrivo di eventuali mezzi ad alta velocità sui cittadini, quindi aumentare i livelli di tutela, aumentando anche la sorveglianza nel territorio e dopodiché abbiamo diramato anche il vicecomandante Paolo Ghiraldi, ha diramato uno specifico richiamo a tutte le pattuglie in modo che di aumentare il livello di sorveglianza e di controllo di furgoni, autocarri e simili nell'area di affluenza al pubblico, perché attenzioniamo anche i mercati rionali, le nostre macchine vengono messe di traverso agli accessi di strada, chiaramente come elemento di rallentamento. Tutte le forze dell'ordine sono coordinate tra di loro e chiunque individui elementi che possono produrre sospetto vengono segnalate immediatamente. E quindi questo livello di collaborazione è ad altissimo a tutti i livelli. Contemporaneamente, come in chiave più preventiva per il futuro, perché come dicevo purtroppo impariamo anche dagli errori degli altri, alla luce della presenza di molti attentatori nati e cresciuti nei paesi dove purtroppo poi gli attentati vengono commessi, noi abbiamo predisposto e noi stiamo predisponendo tutta l'attività dei nostri vigili quartiere al fine di individuare eventuali situazioni di emarginazione per recuperare i giovani a una vita più integrata nella città e qualora si individuano emarginati trovare le soluzioni per l'inclusione, perché l'emarginazione è la figlia principale su cui poi si innesta anche il radicalismo.